La Fuente, ben ritornati ragazzi, ben ritrovati ancora nel canale del vostro amico 7 De Coppe e dai. Un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi seguono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, sei invitato a lasciare l'iscrizione al canale adesso. Ci siamo bloccati ragazzi, doveva arrivare a 550, dai, no? Dai! Iscriviti, pollicione in alto, lasciate un bel pollicione, non vi preoccupate, tanto poi vi rimangono altre 9 dita, una non vi serve ragazzi, il pollice non vi serve, lasciatelo qua sotto, dai. Allora ragazzi, che vi volevo andare a dire, ieri i giornalisti hanno sguazzato su differenti notizie. Hanno sguazzato, poi youtuber, poi di qua, poi di là. Io seguo un po' tutto ragazzi, perché mi va, mi interessa, mi va di sapere anche gli altri cosa dicono. Poi ci sta qualcuno che lavora per calciomercato.webbt che parla di altre cose, smentisce. Va bene ragazzi, gli stessi che poi dicono che è tutto bello a Milano quando la Roma ha vinto, tranne la vittoria della Roma. Sì ragazzi, certo, è come dite voi ragazzi. Allora io, altrimenti non ve lo farei il video, vi sto offrendo un servizio, vi dico quello che so e vi porto qua le notizie fondamentali, quelle che mi passano sotto mano. La Fuente, ragazzi. Io non a caso mi chiamo La Fuente, altrimenti io qua le notizie non ve le riporto. Inventerei un sacco di baggianate. E siccome a me da inventare baggianate non me ne tiene, vi dico quello che so. Se io vi ho detto il 18 di agosto quanto Pinto è stato a Milano, si è incontrato con Vigorelli, e poi ieri da calciomercato.webbete dicono che non c'è stato l'incontro, dicono una cazzata. Perché non è vero, c'è stato l'incontro con Vigorelli il 18 di agosto e il rinnovo di Zaniolo è vicino, ve l'avevo già annunciato, perché so di per certo 100% che Zaniolo farà parte del progetto della Roma, che piaccia oppure no. Non ho detto che ha rinnovato, ho detto che sono state gettate le basi e che c'è stato un incontro già con Vigorelli il 18 di agosto. Molti forse stavano con le palle a mollo e questa notizia gli è sfuggita e non lo sanno. Raga, io qua vi porto quello che so e vi dico quello che so. Se è così, ve lo dico, è così. Un altro incontro c'è stato l'altra settimana prima della partita contro l'Inter per discutere su questa cosa qua. C'è stato un summit con Vigorelli per discutere sul rinnovo di Zaniolo. E io negli altri video, perché i video, regà, quando li faccio rimangono dentro il canale, rimangono nel canale ragazzi, e ovviamente poi stando nel canale come una cronologia, tutto quello che ho fatto rimane qua. Qualcuno che poi è interessato se li va a rivedere, perché ho parlato del rinnovo de Mourinho e ieri sono uscite le notizie, ma ve ne ho parlato 11 giorni fa, raga. 11 giorni, nessuno su sta piattaforma ne ha parlato, ma lo trovate 11 giorni fa che vanno fatto il video del rinnovo de Mourinho. Un mese fa vi ho detto di Zaniolo che c'è stato l'incontro con Vigorelli, non era ufficiale, vi ripeto, perché Zaniolo ancora non firma, non era ufficiale. C'è stato anche prima della partita con l'Inter, che ve l'ho anticipato io l'altra settimana per chi mi segue su Twitter, e mo dicono che ancora non c'è sta niente. Non c'è sta niente, ci stanno a lavorare, raga, ci stanno a lavorare, purtroppo. E se non si devono incontrare nella negoziazione, devono riuscire a trovare un accordo, ci vuole un po' di tempo ragazzi.
E in più vi ho anticipato anche un'altra cosa che nessuno vi ha detto, perché non la trovo. Potete scrivere, raga, scrivete su YouTube, vedete, vedete, scrivete Zaleschi rinnovo, Zaniolo rinnovo, vedete quali video escono e chi cazzo ne parla di queste cose qua. Io 11 giorni fa, rinnovo di Zaleschi e rinnovo di Zaniolo, questi sono i due main target dei prossimi rinnovi della Roma, ragazzi. E stiamo parlando di cifre 1.5 per Zaleschi e 4 milioni più bonus per Zaniolo. Vedremo, ancora devono raggiungere un accordo. Le cifre dettagliate e ufficiali le sapremo solamente nella firma. Se sarà adesso il rinnovo, se firmeranno adesso, questo non lo so. Io penso che ci sarà l'annuncio ufficiale durante la sosta per i mondiali, visto che l'Italia manco si è qualificata, non so manco che cazzo mi devo vedere durante i mondiali. La rottura di scatole, raga, ma se me ne vado in Giappone, ma vado a seguire la Roma, guarda. Prendo l'aereo, me ne vado in Giappone, già ho il biglietto, ma vado a seguire la Roma. Mamma mia. Poi un'altra cosa, ragazzi, un'altra cosa, perché è giusto che io qua rimarco anche quello che dico. La partita con il Betis. Allora, la partita con il Betis, ragazzi, sì, ve lo dico adesso, deciderà la stagione. La partita con il Betis deciderà la stagione europea della Roma. Io sono tranquillo, non tanto perché per la vittoria o per queste cose qua. Mo vi faccio pure un poll, vi faccio anche un sondaggio che poi andate a votare. Secondo voi chi vince tra Betis e Roma? Faccio un sondaggio, poi andrete a votare, ragazzi, poi ne parleremo magari più tardi durante la live o domani, perché non lo so se domani farò una live o un video, non lo so, ragazzi, io come mi sento da fa faccio, non è che c'ho tutto predisposto, niente è predisposto, ragazzi. Vi dicevo, la partita con il Betis, ragazzi, io sono altamente tranquillo, ma non tanto per quanto riguarda il risultato o per qualcosa, perché si deciderà la stagione della Roma. Facile, puro e semplice, ragazzi, è veramente facile. Perché sono tranquillo? Voi mi dite, sono tranquillo perché abbiamo il paracadute della Conference League, ed è questo che mi fa stare tranquillo, perché ovviamente se non dovessimo arrivare primi nel girone, io sono convinto che Mourinho sarà felice e farà felici anche noi di andarci a riconquistare un'altra bella coppa. Il secondo posto nel girone non esiste, secondo posto perdenti equivale a dire affrontare le terze della Champions League, mettere nelle gambe una partita in più e trovarsi poi in un mare di merda durante la stagione, perché quelle partite in più dei sedicesimi, quelle due andate e ritorno, 180 minuti, partite in più, per noi che stiamo seduti col culo sul divano a vedere la partita non contano un cazzo, ma quelle contano, sono 180 minuti in più che tu metti nelle gambe per andarti a qualificare agli ottavi di Europa League. Lo dico mo, o primo posto a partire da domani sera, ragazzi, contro il Betis, due partite, servono almeno 4 punti, se poi vincono tutte e due va bene uguale. O 4 punti con il Betis, ragazzi, o si ritorna in Conference e se andiamo a proteggere la Coppa, raga. Andiamo a difendere il titolo in Conference. E non me ne frega niente quelli che dicono no, che ce l'abbiamo fatta, qua, da là. Io voglio vincere, raga. Voglio vincere. Io vivo solo di trofei, ragazzi. Solo di trofei. 7 de coppe, altrimenti mi sarei chiamato 7 de qualificazioni. A me non me ne frega niente qualificarmi, io voglio vincere e basta. Voglio vincere, mentalità vincente, altrimenti, ecco, se andiamo a fare come Conte, che andiamo a partecipare, abbiamo gli schiaffi, proviamo a puntare al quarto posto, quest'anno non vinciamo niente, in saccoccia non ci torna un cazzo, in tasca non ci torna niente. E poi come Conte qualifichiamoci al quarto posto e il prossimo anno facciamo quello che sta a fa Conte quest'anno. Una vittoria, una sconfitta pesante e un pareggio dove il Tottenham ieri non ha fatto un cazzo. Ecco quello che fa Conte, ragazzi.
E siccome a me da fa questo non me ne tiene, perché voglio vincere, io voglio vincere. Arriviamo primi al girone se andiamo a fare la conferenza, lo dico subito. Secondo i posti non esistono, ragazzi. Secondo i posti per me è una sconfitta. E penso che lo, così lo deciderà anche Mourinho, perché Mourinho è uno che vuole arrivare primo nel girone. Sono sicuro al 100% che Mourinho vuole arrivare primo nel girone. Vuole mandare il Betis dietro di noi. Di questo sono, ho la certezza sicura che Mourinho vuole fare così. Perché Mourinho non è venuto a Roma per perdere, o per fare brutte figure, o per venire a svernare, o per venire a rubare i soldi. Mourinho è venuto per vincere. E ve lo dovete mettere in testa, se siete della Roma, se siete della Roma, quello che volete, ragazzi, quello che volete, quello che volete. A noi non esistono qualificazioni, a noi esiste vince. Quest'anno il primo obiettivo della Roma è vince. Che sia Coppa Italia, che sia Conference League, che sia Europa League, questo è l'obiettivo della Roma. È questo il vero obiettivo della Roma. Altrimenti, se il primo obiettivo della Roma fosse stato solamente qualificarsi e quindi scartare tutto il resto, il che, ragazzi, per me assolutamente non esiste che la Roma esce dalle competizioni europee o dalla Coppa Italia per andasse solamente a qualificarsi alla Champions quest'anno. Per me non esiste assolutamente, ragazzi, assolutamente non esiste. Ma che scherziamo? Quella mentalità da perdente, o vinci, basta, questo è. Con questo vi saluto, ragazzi, pollice in alto, commentino, iscrizione al canale, vi saluto a tutti, forza Roma, dai, positivi che col Betis dobbiamo vincere, positivi, dobbiamo vincere col Betis, raga. Dobbiamo conquistare il primo posto nel girone. Conquistiamo il primo posto nel girone. Conquistiamolo. Primo posto nel girone equivale a dire evitare sedicesimi, evitare quelle che retrocedono dalla Champions e non uscire prematuramente dalla competizione europea, perché poi sarebbe un disastro totale uscire prematuramente da una competizione europea. E siamo fortunati che abbiamo il paracadute della Conference. Vi saluto a tutti e dai, forza Roma, ciao ragazzi.